a song for you. And Bill's gonna show you a thing or two. You'll have some fun now with me and all the gang, learning from each other while we do our thing. Eccoci di nuovo tra di voi con musica e divertimento. State in guardia o finiremo per insegnarvi qualcosa a vostro malgrado. Hey, hey, hey! Donald, chi crede di essere Magic Johnson? Magic Johnson non è un giocatore di baseball. E nemmeno Donald. Bene, 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 guardate questo lancio come viene. Da questa parte. E come sarebbe venuto questo lancio? Che cosa ti aspetti da un lanciatore che è un ebete? Venite, andiamo a cercare la palla. Eccoli là. Chissà che cosa cercano. Oh no! Ragazzi, hanno arrestato Albertone. Arrestato? E perché? Non lo so e non lo voglio neanche sapere. Forza, andiamo a vedere. Vai a vedere tu. Io me la squaglio. Ehi, Rudy. Sul serio, giuro. Sono innocente. Qualunque cosa lui abbia fatto solo. Solo perché Albertone è arrivato con la polizia, Rudy crede che sia in arresto e teme di essere arrestato anche lui. E finirebbe così se agire senza pensare fosse un crimine. State a vedere cosa succede ora. Siete d'accordo? Allora continuiamo. Ragazzi, questa è l'agente Monroe. E questo qui è il suo cane Bruno. Ciao ragazzi. Lei vuole sapere se la nostra squadra intende giocare sabato contro la squadra della polizia. Beh, grazie. Verremo tutti. Non mi pare per niente una bella idea. Perché no? Metti che noi vinciamo. Lei dopo ci metterà tutti in prigione. No, proprio no. Se vincerete voi vuol dire che siete voi i migliori. Dice davvero? Davvero. Allora va bene, ci sto. E si prepari fin d'ora a perdere. Bruno è un cane che morde. Bruno? No, è un vero tesoro. Vedete, ogni cane della polizia viene addestrato per fare una cosa sola. Bruno fiuta la droga. Mi piacerebbe molto vederlo in azione. Ma non c'è niente su cui provare la sua abilità. Facciamogli annusare le scarpe di Rudy. Dobbiamo metterlo alla prova, non ucciderlo, non ti pare? Zitti, se è vero che è tanto bravo, proviamo a fargli ritrovare la palla. La palla! Va bene, non è stato addestrato per questo, ma è bravissimo. Perciò possiamo provare. Chi ha toccato la palla per ultimo? Donald! Facciamo annusare a Bruno le mani di Donald. Forse farebbe meglio lavarsele prima. No, assolutamente no. L'odore delle mani è rimasto sulla palla. Annusa, Bruno, annusa. Ora trova la palla. Cercala, Bruno. Credo che Bruno l'abbia trovata. Sei un vero cane. Attenzione, attenzione, auto 8. Recarsi immediatamente all'incrocio tra la quarta strada e la 42esima. Adesso devo andare. Forza Bruno, vieni. Ci vediamo sabato, ragazzi. A sabato. Torniamo al campo a giocare. Ciao, come va? Sei nuovo di qui? Ci siamo trasferiti la settimana scorsa. Come ti chiami? Tommy. Piacere, io sono Albertone. Vuoi giocare a baseball con noi? Mi dispiace, non posso. Non dovrei neanche uscire di casa. Come mai? Sei in castigo? No, non sono in castigo. Ma vedi, mia madre e mio padre lavorano tutto il giorno e non vogliono che io esca dopo la scuola. Hanno paura che mi succeda qualcosa di brutto. Pazienza, sarà per un'altra volta. Puoi chiedere ai tuoi genitori se ti fanno uscire con noi. Mi piacerebbe molto. Allora ci vediamo, Tommy. Oh, Tommy ha l'aria un po' triste, vero?
Non è semplice per nessuno essere nuovi in un quartiere e per Tommy è molto duro, vedete? I suoi genitori lavorano e Tommy ha molte regole da seguire, regole che gli vengono imposte soltanto per il suo bene. Tommy vorrebbe giocare a baseball con Albertone, ma deve chiedere ai suoi genitori il permesso prima e così farà vedere ai suoi che di lui si possono fidare. Perché è un tipo responsabile che sa quello che fa. In questo modo i suoi genitori cambieranno atteggiamento e gli daranno il permesso di giocare con Albertone e i ragazzi. Grazie, papà. C'è qualcosa che non va, tesoro? Stavo pensando a un ragazzo che ho conosciuto oggi. Si chiama Tommy, è nuovo di qui e credo che si senta molto solo. Vorrei tanto essergli amico. Perché una sera non lo inviti a cena? A noi piace conoscere i tuoi amici. Sarebbe fantastico, mamma. Ma non so se i suoi glielo permetteranno. Lavorano tutti e due e vogliono che lui segua scrupolosamente delle regole. Non gli permettono neanche di venire a giocare. Gliele impongono perché si preoccupano per lui. Hai ragione, questo lo so. L'unica cosa da fare, Albertone, è chiedere il permesso ai suoi genitori, così non si infrangono le regole. È giusto, hai ragione, mamma. Mi fermerò da lui domani andando a scuola. Grazie mille. Adesso mangia, figliolo. Con piacere, papà. Sono stati gentili i tuoi genitori a invitare Tommy a cena, Albertone. Allora davvero posso andare? Ma certo. E ricorda di telefonare quando torni a casa. Sì, papà. Lo sai cosa devi fare quando sei in casa da solo? Sicuro. Non giocare con i fiammiferi, non far entrare nessuno in casa e se c'è un'emergenza andare dalla signora Jones che abita di fronte. Molto bene, figliolo. Adesso andiamo a scuola. Arrivederci, signora Kenden, signor Kenden. Ciao, Albertone, e grazie ancora. Io credo che Tommy e Albertone diventeranno amici, sul serio. E non sarei sorpreso se Tommy diventasse amico anche di tutti i ragazzi della banda. È giusto. Vedete, l'amicizia è un po' come il diluvio. Comincia con una goccia e poco dopo c'è un vero temporale. In fondo la verità è che Albertone è molto grosso. Un vero gocciolone. Vedrai, Tommy, i ragazzi ti piaceranno moltissimo. Harold è proprio morto. E poi Donald è... Ehi, Tommy! Tommy, che stai facendo? Accidenti! È in gamba! Mi piacerebbe conoscerlo. Jerry, non vorrai diventare suo amico, spero. Perché no? Innanzitutto è un pallone gonfiato e ho sentito dire che si caccia spesso nei guai. Gli piacciono soltanto quelli di cui può approfittare. Secondo me invece è una forza e voglio assolutamente conoscerlo. Aspetta, Tommy! Ehi, ciao, io mi chiamo Tommy. Vuoi insegnare a ballare anche a me? Tu vorresti ballare? Stai scherzando, Scorpio? No, invece sono sicuro di imparare in fretta. Per favore, insegnami. Non ho tempo per fare il babysitter, bamboccio. Devo prepararmi per una festa. Ciao. Dai, Tommy, i ragazzi ci aspettano. Ah, sei qui, Albertone. Allora la festa la facciamo a casa tua, d'accordo? Niente da fare. Stasera i vecchi rimangono a casa. Ehi, amico, ce l'avevi promesso. Dove lo troviamo adesso? Un altro posto. Potete venire a casa mia, eh? E questo sgorbietto chi è? Calma, Rita. Davvero hai un posto dove fare una festa? Beh, veramente, si tratta... Ecco, vedi... Ehi, amico, non farmi perdere tempo. Questo posto ce l'hai, sì o no? Tu però, in cambio, mi insegni a ballare, non è vero? Lascialo perdere, Jerry. È un raccontaballe, non ha niente. Allora, che ne dici di un po' di allenamento? D'accordo. Oh, Bucky, voglio presentarti Tommy. Tommy! Tommy! Conoscerò i tuoi amici dopo, Albertone. Adesso non posso, ne ho conosciuti degli altri. Attenzione al mio fischio! Ora lo fermo! Aspetta, arrivo! Sto dietro a te, Bucky! Dove è andato? Allora, sono due punti e un fallo. Che vuol dire un fallo? Bucky ha segnato e sono due punti.
Tu sei un fesso e questo è un fallo. Oh! Ehi, 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 come state? State bene? Io starò meglio quando si alzerà questo cretino. Ma dove sei stato, Albertone? Non ti abbiamo visto per tutto il giorno. Ho cercato Tommy, se n'è andato via con Jerry e da allora non l'ho più visto. Con quel brutto pallone gonfiato di Jerry, cattive notizie. Lo so. Ehi, Albertone! Tommy! Sono felice di vederti, questi sono i miei amici. Ciao Tommy, benvenuto fra noi, benvenuto fra noi. Ciao ragazzi, volete venire a una festa a casa mia stasera? Una festa? Certo che veniamo, tutti molto volentieri. Pensavo venissi a cena da me stasera. Sì, hai ragione. Ma vedi, Jerry ha promesso di insegnarmi dei passi favolosi se davo una festa. E allora ho deciso di farla stasera. Ma tua madre non ti ha dato il permesso di portare gente a casa? Beh, sì, già, questo è vero. Però l'ho chiamata al telefono e ha detto che andava bene. Posso venire a cena da te un'altra volta? Sicuro che vada tutto bene? Ma sì, certo, non ti preoccupare. Ci vediamo stasera alle 6. Allora, stasera da Tommy c'è una bella festa. Ma secondo me l'idea è stata di Jerry e non di Tommy, così Albertone è molto preoccupato. Io lo capisco. Tommy dice di aver domandato il permesso ai suoi genitori, però io non ci credo. Voi che ne dite? Se non è vero, rischia veramente di finire molto male. Io gli auguro che Albertone possa aiutarlo prima che sia troppo tardi. Sono preoccupato. Ci andiamo a questa festa, Albertone? Sarà meglio andarci. Non si capisce da dove viene tutta questa musica. È perché il volume è al massimo. Ah, ecco da dove viene la musica. Scusa ragazzo, mi fai un favore? Puoi chiedere se abbassano un po' il volume? Ma certo signora, lo farò subito. Ciao Tommy, la signora della porta accanto vuole che abbassi il volume. Cosa? Devi abbassare il volume! I vicini si stanno lamentando! Ok, d'accordo. Andate pure in cucina ragazzi e servitevi da mangiare e da bere. Oh, che piacere mangiare e bere! Ehi, Sgorbietto, che diavolo fai? Bisogna abbassare il volume della musica, è troppo alto. E i vicini si lamentano. E tu lascia che si lamentino. Certo che Tommy sa bene come si deve fare una festa. Dove si beve? Io ho sete. Ecco da bere. Ancora. 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 Alla nostra salute! Questa cosa sa di benzina! Oh, molto peggio! Credo che qualcuno ci abbia messo del liquore. Andiamo! Vado a dirlo a Tommy! Ehi, ma che... Ehi, ciccione, cosa diavolo stai facendo? Ehi, Tommy, c'è qualcosa che non va nella bibita che è in cucina. Già, forse ci vuole ancora un po' di alcol. Ah, è così, ci hai messo dentro il liquore. Non è bello quello che hai fatto. Ehi, ciccione, sta calmo, non ti agitare. Aspetta, questo forse ti calmerà. Una boccata e ti senti immediatamente in paradiso, ciccione. Niente da fare. Tommy, farei meglio a chiudere la festa adesso, subito. Ecco. Ecco io. Nessuno farà finire questa festa, Sgorbietto, almeno finché non lo dico io, hai capito? Se esistesse solo l'acqua, Jerry morirebbe per la sete. E quello zampirone che ha offerto Albertone non mi convince per niente. Si hanno guai abbastanza grossi con l'alcol, ma se aggiungi quella roba, i guai sono doppi. La polizia! Sta arrivando la polizia! Ecco, che vi avevo detto? Guai doppi.
E non soltanto per Jerry. Ora è arrivata la polizia e tutti possono trovarsi nei guai, inclusi Albertone e i ragazzi. In quanto a Tommy, scommetto che adesso si rende conto che Albertone aveva detto la verità a proposito di quel Jerry. Purtroppo tutto questo, il poverino, l'ha scoperto un po' tardi. Ciao, sono l'agente Morrow della polizia. Io non ho fatto niente, agente, glielo giuro. I vicini si lamentano del volume troppo alto. Vuoi abbassare, per favore? Senti qualcosa, Bruno? Chi c'è là dentro? Solo io. E dove sono i tuoi genitori? Sono andati a lavorare, perché... Senti, mi dai il permesso di perquisire la casa? Scusi, posso... Posso pensarci un attimo? Va bene, d'accordo, ma che sia un attimo. Se la fai entrare, Sgorbietto, te ne pentirai. Tu togliti di mezzo. Se osi toccarlo, io ti strappo le penne, tacchino. Come hai detto? Che cosa devo fare, Albertone? Se i miei genitori vengono a sapere della festa, io passo sicuramente un bel guaio. Allora non era vero che ti avevano dato il permesso. Ti ho mentito, scusa. Falla entrare. Non peggiorare ancora di più la situazione, Tommy. Venga, gente, può perquisire la casa. Ti ringrazio. Vai, Bruno, cerca. Albertone, sono molto sorpresa di vederti qui. Sono amico di Tommy e lui non credeva che la festa degenerasse in questa maniera, mi creda. Ma certo, ne sono sicuro. Bene, ragazzi, di chi è questa marijuana? Noi non lo sappiamo, questa non è casa nostra. Allora, dal momento che nessuno lo sa, mi vedo costretta ad arrestarvi tutti quanti. È sua. Certo, è sua, è di Jerry. Brutte spie. Adesso, Jerry, vieni con me al comando. Lei si sbaglia, io non vengo da nessuna parte. Fermo! Fermalo, Bruno! Ciao, cane sbirro, sono troppo veloce per te. Qui finisce la tua corsa, amico. Adesso che succederà, Jerry? Questo lo deciderà la corte, Albertone. E per quanto riguarda Tommy? Devo avvertire i suoi genitori. No, la prego, sia gentile. Non ho scelta. Mi dispiace, sei stato un irresponsabile a lasciare che accadesse tutto questo. Sei stato fortunato, Tommy, a non esserti messo in guai ancora più grossi. Adesso ti leggerò i tuoi diritti, Jerry. Fa attenzione. La bustina di marijuana ha messo Tommy in un sacco di pasticci. E questo perché non ha dato retta al nostro Albertone. Ha voluto infrangere le regole prescritte dai genitori. Visto com'è andata, è finita male. E adesso avrà tante cose da spiegare. Siamo veramente molto delusi, figliolo, e anche rattristati. Tu hai tradito la nostra fiducia. Mi dispiace tanto, papà. Davvero. Non è sufficiente essere dispiaciuto. Ci devi dimostrare che la nostra fiducia è ben riposta. Albertone, noi non ce l'abbiamo con te. Tu sei un bravo ragazzo, ma Tommy deve imparare la lezione. Sì, signora, ma crede che Tommy potrà venire a giocare a baseball sabato prossimo? Ti dirò, Albertone, se Tommy si comporta bene per tutto il resto della settimana, può venire a vedere la partita. Mi comporterò benissimo, vedrai, papà. Lo spero proprio, figliolo. Bene, ragazzi, siete pronti per la partita? E lei è pronta a perdere? Forse dovrei cambiare idea e metterti in prigione. Che ne dici, Rudy? Stavo solo scherzando. Agente Monroe, che cos'è successo a Jerry? Il giudice gli ha dato un anno di libertà vigilata, Albertone. Accidenti, un anno intero! Poverino, ma come farà? Albertone? Ciao, Tommy, che bello! Allora sei venuto! Tommy è stato bravo per tutta la settimana. Se continua così, avrà il permesso di giocare con voi. Ma è magnifico! Ciao, Tommy. Ciao, agente Monroe. Come va? Papà, mamma, ecco la gente che vi ha chiamati il giorno della festa. Tommy, per favore, vuoi dare un'occhiata a Bruno mentre gioco? Io? Davvero? Ma certo! Accipicchia, è splendido! Bene, ora Tommy sa che non bisogna abusare della fiducia delle persone.
E credo che adesso sceglierà anche meglio i suoi amici, e questo è molto importante. Vedete, uscire con dei tipi che si credono tanto furbi è davvero stupido. Senza dubbio, il modo migliore per conoscere una persona è cercare di scoprire com'è dentro. Non bisogna farsi ingannare dalle chiacchiere oppure dai vestiti alla moda. Albertone non è bello e nemmeno elegante, ma ha un cuore grande come il suo stomaco, che è davvero di una misura generosa. Ecco perché è un amico su cui si può contare. Ehi, la partita è cominciata, devo andare. Arrivederci, ragazzi. Ehi, aspettatemi, voglio giocare anch'io. Mm-hmm.